Ben ritrovati su Turismo e Peschiera. Oggi vi facciamo scoprire come è ritornato il Leone di San Marco a Porto Verona. Era 1797 quando la Serenissima Repubblica di Venezia decadde e con un editto napoleonico furono distrutti, rimossi tutti i leoni di San Marco, ovvero le effigi marciane che simboleggiavano proprio la Serenissima, da tutti i domini della Serenissima, tra cui Peschiera, e Porta Verona non fece eccezione. Infatti, come vedete in questa immagine, ante 2019, su quella porta era presente un foro, un buco, che non era altro che il rimasuglio, il rimanente della scalpellatura e della rimozione dell'effigie marciana. Però nel 2019, qui è una storia che mi riguarda direttamente perché fui proprio il promotore di questo ritorno, di questa immagine, riuscimmo con un lavoro coordinato con la soprintendenza e con l'Accademia delle Belle Arti di Verona a ricostruire l'immagine marciana, quindi il Leone di San Marco, e attraverso un concorso, appunto con l'Accademia delle Belle Arti, ricostruire questa immagine, che fu poi tradotta con una scultura e conseguentemente poi nell'aprile del 19 ricollocata laddove fu rimossa nel 1797. Entrando a Peschiera trovate proprio una tabella davanti a Porta Verona, che è questa davanti a me, in cui si ricostruiscono le fasi proprio della storia di questo ritorno del leone. Infatti, guardando, potete vedere il blocco di marmo, che è un biancone di Verona che troviamo proprio nelle cave della Valpolicella, un marmo perfetto, assolutamente in linea con quello che era presumibilmente il marmo usato allora, quasi 500 anni fa, per costruire questa effigie. Poi fu chiaramente lavorato da un professionista, da uno scalpellino, e fu poi tradotto laddove lo potete vedere adesso entrando a Peschiera del Garda, in una delle sue porte, ovvero in Porta Verona. Quindi vi invitiamo, quando verrete a Peschiera del Garda, vi invitiamo a fermarvi un attimo su questa tabella e ad ammirare questa storia, perché è stata veramente una riqualificazione e un ridare quel prestigio e quel lustro a una porta d'ingresso monumentale che oggi parla. Parla perché? Perché proprio sulla trabeata sopra il leone vi è un'iscrizione che dice, tradotta in maniera molto semplice, che tu sappia, questa eccelsa immagine del leone ti dissuada da provocare i veneti, già che essi contro nemico hanno il vigore del leone. Era un monito, ma un monito che si poteva esprimere solo se sotto quel monito si poteva vedere anche questa immagine, questa eccelsa immagine che nel 2019 è ritornata laddove i veneziani la pensarono quasi 500 anni fa. Quindi è un bellissimo, diciamo, accesso a Peschiera, è un benvenuto oggi, non è certo un qualcosa che richiama guerra o tempi passati, ma è un benvenuto in una città che è ricca di storia e va scoperta. E come Turismo Peschiera in questi anni cerchiamo proprio di fare questo, perché è il valore che caratterizza questo territorio e questa città. Ci vediamo presto, via Peschiera e viva il Lago di Garda!